Cireale è fatto di più borghi. Abbiamo Pozzillo, Stazzo, Santa Maria La Scala, che sono quelli diciamo più tradizionali, dove abbiamo le vecchie tradizioni e usanze marinare, tra le quali poi alcune molto folcloristiche che vengono fatte in estate anche a scopo molte volte, oltre che ricorrente, ma a scopo turistico. Per Cireale è fondamentale il settore della pesca, lo era un po' più in passato, ma lo è anche oggi, e stiamo cercando, tra parentesi, di avvicinare le tradizioni e la cultura della pesca anche ai giovani, che rispondono abbastanza bene. Le nostre marinerie dai tempi storici sono dedicate quasi esclusivamente alla pesca dei grandi pelagici, pesce spada, tonno e alla lunga, il tonno alla lunga, niente di strano che proprio da Cireale ha sede l'organizzazione di produttori più importante d'Italia di queste tre specie. Stefano, lei è anche il presidente del FLAG Riviera Ionica, quindi non posso che chiederle, da presidente FLAG, in che modo vi adoperate anche per sostenere la pesca di questi luoghi? Allora, diciamo che abbiamo presentato il piano di sviluppo locale qualche giorno fa. Il piano di sviluppo coprirà i 3 anni a venire, quindi diciamo che è una programmazione importante. E se saremo finanziati avremo il contributo da parte del Dipartimento Pesca e la Regione Sicilia, e questa cosa comporterà dei benefici notevoli. Siamo andati un po' in controtendenza, questo ci tengo a dirlo, con gli altri due piani di sviluppo precedenti, che erano più focalizzati sui comuni e sulle infrastrutture dei comuni. Questa volta abbiamo cercato di dividere e privilegiare le attività di pesca rispetto alle infrastrutture di proprietà dei comuni, e quindi c'è una parte del piano che verrà, i fondi verranno utilizzati e spesi nei porti sempre per servizi destinati alla pesca. Facciamo qualche esempio. Colonnine, qui per esempio abbiamo fatto sul Porto Gurna, nella precedente edizione abbiamo fatto le colonnine a Quelluce, le sbarre di protezione per evitare l'accesso agli estranei, stessa cosa abbiamo fatto a Pozzillo, a Riposta abbiamo fatto l'isola ecologica. Ok. Con questo piano nuovo faremo le isole ecologiche in tutte le strutture portuali dove mancano, perché nel 2022 il decreto salvamare ha equiparato finalmente i rifiuti recuperati a mare con i rifiuti urbani, quindi si possono smaltire in maniera, diciamo, tra virgolette, normale e più semplice. Non di meno, oltre al sano principio ambientale che prevede l'isola ecologica, esiste una premialità per i pescatori che conferiscono le isole ecologiche certificate rispetto poi all'accesso ai vari finanziamenti. Quindi da un lato proteggiamo l'ambiente, dall'altro lato sosteniamo i nostri pescatori per poi l'accesso al credito e ai finanziamenti. E quindi diciamo che questa operazione sa di buone, abbiamo sentito l'obbligo di dotare tutte le strutture portuali dell'isola ecologica. Dopodiché abbiamo realizzato diverse misure proprio a vantaggio, a sostegno dei pescatori, tutte volte alla blue economy, al risparmio energetico, alcune sperimentali, alcune già sperimentate, e sono, diciamo, il fiore all'occhiello della nostra nuova programmazione. E non di meno abbiamo inserito una cosa che non esiste da circa 40 anni, la sperimentazione di un nuovo attrezzo da pesca innovativo, più selettivo e più sostenibile, che hanno sperimentato alcuni dei nostri pescatori sulle barche da pesce spada, che però oggi non trova nessun collocamento nell'alveo degli attrezzi consentiti. Okay. E che nome ha questo attrezzo? Allora, il nome ancora glielo dobbiamo dare. Ecco. Praticamente testato, questo attrezzo pesca solo ed esclusivamente pesce spada, quindi elimina le catture indesiderate e soprattutto azzera, quasi azzera, le catture sottotaglia. Quindi diciamo che è un'innovazione importante, e soprattutto l'inventario degli attrezzi da pesca non è aggiornato da circa 40 anni, quindi se riusciamo a fare questa cosa diciamo che siamo precursori nei tempi, e la consideriamo una cosa importante. Bene, in bocca al lupo allora. Grazie.